Ciao, sono Gianluigi Bonanomi, mi occupo di comunicazione digitale, formazione anche per i venditori, finalizzato alla comunicazione ma anche al cosiddetto social selling. C'è un po' di, secondo me, di fraintendimento su che cos'è il social selling. Social selling non vuol dire vendere online, cioè non vuol dire che arrivo a sbarco su LinkedIn con il mio prodotto e a questo punto cerco di piazzartelo in ogni modo possibile e immaginabile. Come spesso mi capita, qualcuno mi chiede il collegamento e un minuto dopo dice: "Ok, io ho il prodotto giusto per te, chiamami che così te lo spiego". Sinceramente, io a me lì parte il vai al diavolo, perché tutto sommato è contrario, è esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare sui social, cioè generare appunto attenzione, interesse, creare il desiderio e poi arrivare in fondo comunque a proporre il tuo prodotto, che è un po' lo schema IDA di cui ho parlato in un altro video. Invece il social selling è quasi una formula magica, che è quella del costruire il proprio personal brand, lavorare sul proprio networking e poi lavorare sulle relazioni. Quindi quello che è successo, per esempio, con questa persona che mi ha contattato, ma veramente a freddo, mi ha mandato questo messaggio: "Ciao Aldo", tra l'altro, voglio dire, con tutto il rispetto, ti è venuto male anche il copia e incolla perché non mi chiamo Aldo. Se sei interessato, ho il pacchetto di articoli, praticamente un tanto al chilo, praticamente, e quindi 1500-2000 parole, magari gliene vengono 2002 e dice: "Cosa faccio? Lascio come dal salumiere". Capite che non so chi sei, non so come scrivi, non so perché dovrei venire da te, perché dovrei mettermi a comprare delle parole e degli articoli un tanto al chilo? Non ha alcun senso. Quindi ricapitoliamo: questa persona cosa avrebbe dovuto fare? Chiedere il mio collegamento, far vedere che ha lavorato particolarmente sul suo posizionamento, sul suo personal brand, cioè nel momento in cui io vado sul suo sito devo capire esattamente se mi può essere utile, se può essere utile a me. Io ho sviluppato il modello LinkedIn 10C proprio per questo, per creare posizionamento e poi avvalorare quello che stai dicendo proprio in ottica personal branding. Poi sicuramente avrebbe dovuto lavorare un po' meglio sul networking, quindi chiedermi di cosa mi occupo, se possiamo vederci per un caffè. Tanto io comunque ho sempre l'obiettivo di far uscire le relazioni da LinkedIn, per quanto LinkedIn mi piaccia, non è quello il networking. Networking è incontrare persone faccia a faccia e di solito cerco di fare, che ne so, magari uno alla settimana. Provate a pensare dopo 2, 3, 5 anni quante persone hai incontrato e quali hai ascoltato prima di ascoltare, cercare di capire che cosa fanno e soprattutto poi raccontato come puoi essere utile a loro. E quindi la costruzione delle relazioni. Dicevo, la formula secondo me è molto semplice: personal branding, networking e relazioni. Io sono convinto che si possa fare molto di meglio che chiamare uno Aldo e vendergli delle parole un tanto al chilo. Ciao, alla prossima!